Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Gianina. Oggi parleremo di quel grasso antipatico che abbiamo sull'addome, oppure noi femmine sull'addome, i maschietti sulle maniglie dell'amore, qua sui fianchetti. Vi voglio dare un po' di consigli per come eliminare questo grasso antipatico. Prima di tutto dovreste sapere che ci sono due tipi di grassi, c'è il grasso viscerale, cioè quello che si trova all'interno del nostro organismo, sull'intestino, sui nostri organi. Un altro tipo di grasso, questo esterno, che succede? Tante persone, anche quelle magre che non sanno che mangiano male, che mangiano malissimo, anche se hanno un metabolismo che è molto accelerato e bruciano tanto, non vuol dire che all'interno dei loro intestini o comunque all'interno del loro organismo siano altrettanto magri. Quindi magri, attenzione a cosa mangiate anche voi, non vuol dire secco uguale sano, secco potrebbe anche essere malato, perché semplicemente il nostro metabolismo, cioè il metabolismo di quelli magri che mangiano pure 30 uova e non ingrassano, quella gente che noi odiamo, non è vero, dai. Comunque, all'interno del nostro organismo potrebbe non succedere la stessa cosa di ciò che succede all'esterno, quindi anche se siete magri non esagerate a mangiare schifezze e roba troppo calorica, troppi fritti e così. Una cosa molto importante, quindi controllate il vostro addome, nel senso ci sono persone molto secche ma con un addome molto proeminente, gonfio. Questo che vuol dire? Che all'interno della parte addominale del loro corpo ci sia tanto grasso, o comunque gli organi sono molto ingranditi a causa di un'alimentazione sbagliata. Queste persone sono molto, hanno una percentuale altissima di rischio per le malattie cardiache, l'ipertensione, diabete, malattie renali e tantissime altre patologie che nessuno vorrebbe avere. I miei consigli sono: eliminate lo zucchero bianco. Ultimamente ho letto un articolo in cui dicono che lo zucchero bianco raffinato insieme a grassi animali eccetera eccetera sono la causa dei tumori, perché il tumore, cioè la cellula tumorale, per vivere nel nostro organismo non ha bisogno di ossigeno e ha bisogno di un ambiente acido, quindi niente ossigeno e ambiente acido. Che succede? Che ci sono alcuni alimenti che ingeriti nel nostro organismo danno una maggiore acidità al sangue e quindi di conseguenza crea un ambiente anaerobico, quindi senza ossigeno, per un ambiente buono per le cellule tumorali. Una cosa che io vi ho sempre detto, che lì dove abbiamo la cellulite si crea quegli estratti di cellulite, lì non abbiamo l'ossigeno. Ecco perché noi dobbiamo bere acqua, dobbiamo fare movimento, affinché il nostro sangue possa arrivare nei strati della cellulite e scioglierli, eliminarli, in modo da favorire l'entrata del sangue e quindi dell'ossigeno. Questo favorisce un ambiente sano in cui le cellule anche tumorali non possono andare. Quindi eliminate lo zucchero bianco raffinato. Questo che vuol dire? Che dovreste eliminare non solo la busta di zucchero, prenderla e buttarla al secchio, ma tutti gli alimenti che contengono lo zucchero bianco. Voi prendete qualsiasi prodotto, girate l'etichetta e vedete contiene zucchero, non lo comprate. Fatevi sto favore, perché si tratta della vostra vita, non è solo una questione estetica. Lo zucchero bianco non dovrebbe essere consumato né dai bambini né da nessuno, indipendentemente che deve eliminare grasso o meno. Un altro consiglio che vi do, sempre per il grasso addominale e non solo, è quello di cambiare le farine, i carboidrati raffinati, quindi il pane, pizza,
con prodotti meno raffinati o comunque con farine che non è stato raffinato nelle fabbriche, perché usano dei processi chimici che fanno del male al nostro metabolismo. Poi che succede? Le farine raffinate, quindi la farina bianca e così via, rimangono più tempo nel nostro intestino, quindi il nostro intestino ha più tempo di prenderlo tutto e immagazzinarlo sotto forma di cuscinetti di grasso, cellulite, quindi di conseguenza anche sul nostro addome, anche all'interno, sia all'interno che all'esterno. Un altro consiglio che vi voglio dare è quello di consumare grassi sani. Che sono i grassi sani? I grassi sani sono il pesce, la frutta secca, parliamo mandorle, noci, nocciole, non parliamo di quelle salate, ragazzi, ma di quelle più al naturale. Solo imparate a prendere integratori anche di omega 3. Io ad esempio uso questo di My Protein Cod Liver Oil, sarebbe l'olio di pesce, e una di queste al giorno aiuta sia al sangue, quindi a rendere il sangue più fluido, sia al cervello. Ragazzi, soprattutto ragazzi adolescenti o ragazzi che vanno all'università, assumere un integratore del genere vi aiuterà nello studio, vi aiuterà a essere più attivi, perché questo fa sì che il sangue sia più vivo, così per farvi capire, che contenga meno colesterolo, quindi diventa più difficile che cammini nel nostro organismo. Invece questo aiuta tantissimo, io l'ho usato e lo uso sempre, prendo una di queste al giorno. È indicato anche per i bambini, usate l'integratore di olio di pesce perché è molto buono sia alle ossa, ovunque. E anche anti invecchiamento. Inoltre aiuta la costruzione della massa, quindi aiuta il muscolo a rigenerarsi in seguito all'attività fisica. Un altro consiglio è quello di bere tantissimo. Anche chi non deve dimagrire o comunque deve eliminare solo grasso addominale deve bere tanto, almeno 2-3 litri al giorno. È molto importante che l'ossigeno dell'acqua arrivi in quei punti dove non c'è più ossigeno e riesce a riattivare le cellule in modo che queste possano prendere l'ossigeno e rinascere, e quindi di conseguenza sciogliere il grasso. E l'ultimo consiglio è quello di fare sport. Non è bisogno necessariamente fare degli esercizi solo ed esclusivamente per l'addome, perché ragazzi, quando cominciate a fare, che ne so, pesi o comunque aerobica o quello che più vi piace, ecco, fate sempre uno sport che vi piaccia. Quando si inizia a fare un'attività fisica, il nostro corpo non è che se io faccio solo addominali io brucerò solo intorno agli addominali, ma aiuterò anche le spalle, anche i dorsali e così via. Quindi non importa quale attività fisica fate, importante che la fate. Così, ripeto, aiutate la cellulite a sciogliersi, a far entrare il nostro sangue anche nella parte addominale dove ci sta questo strato di grasso, e quindi la aiutiamo a sciogliersi. Spero che il video vi sia piaciuto. Chi vuole essere seguito da me in dieta Gianina trova le mail nell'info box. Attivate la campanella per non perdere i prossimi video, lasciate un like e ci vediamo al prossimo video, e condividi, ciao!